Incidente mortale nella serata del lunedì 3 luglio, poco dopo le 19, sulla statale 26 a Candia Canavese. Una motocicletta custom si è schiantata frontalmente contro ad un camion cassonato. L'impatto è stato molto violento e il motociclista, dopo essere stato scaraventato sul parabrezza, è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti i 118, i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri della compagnia di Chivasso. Inutili purtroppo i tentativi di salvare il centauro. Ferito e trasportato in ospedale invece il conducente del camion. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Incidente nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio 2023, intorno a mezzogiorno, in via San Giovanni a Parella. Una Volkswagen Polo e un Citroen C2 si sono scontrate in modo violento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e Livorno Canavese e i carabinieri di Castellamonte. Il bilancio è di due feriti. La ragazza, residente a Rueglio, che si trova alla guida della C2, è stata, dopo le prime cure, trasportata in ospedale di Ivrea. La donna a bordo della Polo ha invece rifiutato l'ospedalizzazione. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Incidente nel pomeriggio di mercoledì 5 luglio, poco dopo le 17, ad Ozegna, alla rotatoria situata sulla strada provinciale 222, coinvolto una Volvo XC40 e uno scooter Honda Vision. Il conducente del motoveicolo è stato sbalzato a terra. Sul posto sono prontamente intervenute l'ambulanza della Croce Rossa di Livarolo Canavese e di Castellamonte, che dopo le prime cure lo hanno trasportato all'ospedale di Ivrea. Illesa, la donna che era alla guida dell'auto, per lei solo tanto spavento. Incidente nella serata di giovedì 6 luglio, intorno alle 19, sulla strada provinciale 53 a San Giorgio Canavese, a scontrarsi una Nissan Qashqai, una Volkswagen Polo e una Renault Clio. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono intervenuti 118 i carabinieri. Il bilancio è di 4 feriti non gravi, trasportati dopo le prime cure in ospedale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Traffico rallentato sulla provinciale, il tratto è stato bloccato il tempo necessario per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Incidente nella mattinata di lunedì 10 luglio, poco dopo mezzogiorno, in via Feletto, angolo Corso Rarduino a Rivarolo Canavese. Una Fiat Punto, proveniente da via Feletto, ha urtato la rete di delimitazione di un orto situato all'autostrada, abbattendola. La vettura si è poi infilata nell'orto e si è ribaltata all'interno della rete, sopra le piante di pomodoro. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte, la polizia locale di Rivarolo Canavese e i carabinieri per la viabilità. L'uomo alla guida, dopo le prime cure, è stato trasportato ad Ivrea. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi e, sempre per fortuna, in quel momento nell'orto non c'era nessuno. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale.
Avevano costituito un'organizzazione criminale con lo scopo di aiutare numerosi cittadini egiziani che, non conoscendo la lingua italiana e le norme del codice della strada, non avrebbero mai superato gli esami per conseguire la patente di guida nel nostro paese. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nasce nel mese di gennaio 2022, quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia Stradale di Torino sono intervenuti presso la sala esami della locale motorizzazione, sorprendendo in flagranza di reato un cittadino egiziano che stava sostenendo l'esame aiutato da un suggeritore esterno. L'intervento degli investigatori della stradale, effettuato al termine della prova, peraltro superata brillantemente, ha consentito di scoprire, occultata tra gli indumenti, una microtelecamera in corrispondenza di un foro creato d'arte nella parte superiore della maglietta, in grado di inquadrare il monitor su quale venivano proposti i quiz. Il dispositivo trasmetteva le immagini all'esterno della motorizzazione a terze persone che suggerivano le risposte esatte mediante gli auricolari indossati dai candidati in collegamento telefonico. A seguito di questo intervento si è sviluppata una scrupolosa attività investigativa con l'analisi del contenuto dei telefonini in uso all'indagato e intercettazioni telefoniche che ha consentito di individuare una vera e propria struttura criminale composta da cittadini egiziani che dietro al versamento di ingenti somme di denaro dai 3 ai 4 mila euro ad esame teorico era in grado di garantire il conseguimento di patenti di guida ai loro connazionali. La meticolosa attività investigativa ha permesso di scoprire 35 casi d'esame sospetti che vedevano interessate, oltre alla motorizzazione di Torino con 23 casi, anche quelle di Savona, 5 casi, Biella, 4, Novara 1, Vercelli 1 e Ravenna 1, per i quali i candidati, in concorso con gli organizzatori, sono indagati in stato di libertà. Nella giornata di martedì 11 luglio, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Torino hanno quindi eseguito in Torino, in Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, le catture di 4 cittadini egiziani, ritenuti gli organizzatori del sistema fraudolento, colpiti da misura cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino. Contestualmente sono state eseguite diverse perquisizioni locali che hanno consentito il ritrovamento e il sequestro di diverso materiale probatorio, come numerosi auricolari Bluetooth, microcamere, smartphone, modem, wifi, portatili e capi di abbigliamento opportunamente confezionati per nascondere l'attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami teorici sostenuti presso la motorizzazione civile di Torino. Incidente martedì 18 luglio, poco dopo mezzogiorno, sulla provinciale tra Busano e Favria all'altezza della Ferramenta. Coinvolte una Volkswagen Fox ed una Fiat Punto. Illesi gli occupanti a bordo dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivarolo Canavese, la polizia locale di Favria e la Croce Rossa di San Giorgio. Attualmente il traffico è rallentato ma non bloccato. Grave incidente sulla provinciale 222 all'altezza dello svincolo per Peparetto nel pomeriggio di mercoledì 19 luglio, poco prima delle 19. Un mezzo APS dei vigili del fuoco di Ivrea è uscito di strada ed è finito contro la cancellata che delimita una proprietà, ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, l'alta squadra dei vigili del fuoco di Ivrea, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, Croce Bianca del Canavese e Croce Blu di Ivrea, di soccorso del 118 e l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. I bilanci di 3 feriti, di cui uno grave, che dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, mentre gli altri 2 feriti più lievi sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.
Principio di incendio tetto nella mattinata di giovedì 20 luglio, intorno alle 10, in vicolo Alfieri a Favria. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, l'autoscala e la polizia locale. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per permettere ai soccorsi di operare. Le fiamme sono state spente sul nascere. Sono ora in corso gli accertamenti per capire come si sia sviluppato. Nella mattinata di domenica 23 luglio è stato disinnescato il residuato bellico trovato nel cantiere aperto sull'Orco a Chivasso. Il centro operativo comunale è stato attivato intorno alle 4:30 con tutti i soggetti implicati a livello operativo ed è partita l'evacuazione della popolazione della zona rossa. Questa mattina gli artificieri dell'esercito, effettivi al 32° reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Taurinense, hanno effettuato con successo la neutralizzazione di una bomba d'aereo da circa 450 kg ritrovata nel territorio di Chivasso. Le procedure sono iniziate col despolettamento della bomba e successivo trasporto in cava per la distruzione. Solo nel 2022 gli artificieri dell'esercito hanno effettuato la neutralizzazione di ben 31.000 ordigni esplosivi trovati sul territorio nazionale. Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 23 luglio, poco prima delle 15, sulla strada provinciale 565 Pedemontana all'altezza di Parella. Coinvolte tre vetture, una Suzuki Vitara, una Dacia Sandero e una Volvo C50. L'impatto è stato alquanto violento e le tre auto si sono accartocciate una sopra l'altra. Una quarta auto, un Audi A3, ha riportato danni allo specchietto perché è riuscita a evitare le altre vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, i vigili del fuoco di Livorno Canavese, i carabinieri di Cornia e Castellamonte, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, di Strambino e la Croce Blu di Ivrea, nonché le di soccorso del 118. Il bilancio è di 6 feriti, di cui uno più grave è ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Gli altri 5 sono stati invece portati ad Ivrea per controlli. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri, disagio al traffico per il tratto bloccato. Numerose squadre dei vigili del fuoco impegnate nella mattinata di martedì 25 luglio tra i comuni di Villanova Canavese, Capasse, San Carlo Canavese e Cirié per la messa in sicurezza della zona in seguito ai danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto questa notte. I diversi alberi caduti hanno danneggiato cancellate, cavi dell'elettricità e della telefonia e hanno messo in serio rischio varie abitazioni. I vigili del fuoco in queste ore stanno lavorando senza sosta sul vasto territorio.